Accennato alla manovra, insomma, che tra l'altro dovrà essere proposta entro la fine del mese all'Europa. Che cosa di quello che ha letto, di quello che ha sentito, di quello che si sa, cos'è che le piace di meno? Ma innanzitutto il dibattito sul tema lavoro, pensioni e quota 100. Nel senso che quando i renziani e parte del PD chiede di annullare quota 100, non è un dispetto a Salvini, ma è un danno in prospettiva a milioni di italiani, anche perché quota 100, aiutando dei 63enni, 64enni, 65enni, sta aprendo il mondo del lavoro a tanti ventenni, a tanti trentenni. Quindi il dibattito sul ritorno alla legge Fornero ovviamente ci vedrà fare le barricate. Un'altra categoria già penalizzata, stando sempre alle loro parole, perché noi stiamo commentando le parole perché di scritto ancora non c'è nulla, sono artigiani, partite IVA e commercianti, perché noi avevamo già previsto e finanziato la tassa unica al 20% per chi fattura fino a 100.000 euro, quindi il popolo nascosto delle partite IVA, degli artigiani, dei commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti. Questa leggo che è stata cancellata, come è stata cancellata la pace fiscale per società e imprese e la rottamazione delle cartelle di Equitalia. Non lo so, poi sorvoliamo sulle tasse sulle merendine, le tasse sulle badanti, le tasse sulle bibite zuccherate, le tasse sul gasolio per gli agricoltori. Aspettiamo che portino in aula qualcosa. Oh, io volevo tornare invece un attimo alla giornata di ieri e parliamo anche di legge elettorale, perché alla parte finale proprio dell'intervento di Luigi Di Maio, e lo riportano alcuni quotidiani oggi, quando Di Maio parla delle alleanze che ci possono essere a livello regionale, ovviamente, perché adesso vi giocate una partita molto importante, la prima è quella del 27 ottobre. Dice Di Maio: non proporremo alleanze regionali con il Partito Democratico, al massimo proporremo patti civici. Quindi già volevo capire secondo lei cosa significa questo. E poi si va sulla legge elettorale. Non è vero che per votare bisogna fare un'altra legge elettorale. La legge attuale è operativa, finché facciamo le cose restiamo al governo. Dice il giornalista che scrive: il sapore è quello salviniano. Quindi da una parte, secondo chi scrive, Di Maio strizza l'occhio al Partito Democratico, ma continua a strizzare a lei. Sto alle sue parole per chi ci ascolta e magari è in traffico sull'accordo anulare. Allora Di Maio dice: non faccio alleanze alle regionali col PD, ma faccio patti civici. Civici. Giusto? Sì. È una supercazzola. Cioè, cosa vuol dire? Ti allei o non ti allei? In Umbria sono alleati. In Umbria sulla scheda elettorale, perché poi è quello che conta. Puoi chiamarlo patto civico, puoi chiamarlo alleanza, puoi chiamarla Radio Radio, puoi chiamarla Forza Lazio, puoi chiamarla come vuoi, se sulla scheda elettorale il simbolo del PD è sopra quello dei 5 Stelle e sostengono lo stesso candidato, a casa mia che sono un sempliciotto si tratta di un'alleanza. E pensate che sono alleati in Umbria, dove si vota prima, come lei ricordava, il 27 ottobre, perché hanno arrestato l'assessore alla sanità del PD e il segretario regionale del PD perché sono stati denunciati dai 5 Stelle. Questo magari i romani all'ascolto non lo sanno, in Umbria voteranno fra 10 giorni perché ci sono stati una marea di arresti per scandali nella sanità su denuncia dei 5 Stelle e adesso i 5 Stelle su input di Di Maio e Grillo sono alleati con quelli che hanno fatto E arrestare. con una, diciamo, pressione alle dimissioni da parte del leader Ma vi del par normale? Zingaretti sull'ex presidente. È chiaro che non occorre uno scienziato per intuire che vincerà la Lega il 27, e infatti Di Maio ha già iniziato a dire: però non sono elezioni importanti, insomma è solo l'Umbria. Ma questo vale l'atteggiamento ambiguo del PD sulla Raggi e su Roma. Hanno sparato fino a ieri mattina e i 5 Stelle al contrario, e il PD è mafia capitale, la corruzione, Bibbiano, le banche, e adesso sono insieme. Per questo che ripeto, il governo con i 5 Stelle non poteva andare avanti anche perché questi segnali di sinistrismo erano evidenti da tempo. E prima o poi gli italiani potranno votare e quindi potranno scegliere fra, chiamate l'alleanza, chiamate la patto civico, chiamatelo patto delle poltrone, fra Renzi, Di Maio e Zingaretti e la squadra alternativa, anche per la Regione Lazio. Mi rifiuto di pensare che Zingaretti, che fa il segretario del Partito Democratico, ma che dovrebbe fare il governatore della Regione Lazio, con tutti i problemi che ci sono in Regione Lazio, dai problemi degli ospedali, ai problemi dei rifiuti, ai problemi delle case popolari, non so quando faccia il governatore del Lazio, Zingaretti. Quindi
Io penso che sia per il sindaco di Roma che per il governatore del Lazio il popolo sarà chiamato a votare fra non poco. Quindi prendere a spallate praticamente il governo nazionale vincendo le regionali? Vabbè, almeno quel diritto di voto non lo possono togliere, almeno si vota in Umbria. A gennaio, il 26 gennaio, in Emilia-Romagna e in Calabria. E anche lì oggi ci sono stati altri arresti in Calabria di uomini del Partito Democratico. Poi io non faccio politica in base agli arresti, però prendo atto che in Umbria è finita così, in Calabria è finita così. E poi si voterà in Toscana, nelle Marche, in Puglia, in Campania, in Liguria e in Veneto. Quindi la metà del popolo italiano entro la primavera sarà chiamata a votare. È chiaro che sarà anche un test sul gradimento di questo governo. Io lo aspetto, ripeto, alla prova dei fatti, perché l'unico fatto concreto che mi compete da ex ministro dell'interno è che i numeri dicono che durante l'era Salvini, brutto, fascista, razzista, xenofobo e quello che volete, gli sbarchi al giorno nel 2019 erano 22, adesso siamo passati a 72, che è più del triplo, e questo rischia di essere un problema esplosivo nelle prossime settimane. Oh, a questo proposito, proprio il nuovo ministro Lamorgese, l'altro ieri, se non ricordo male, ha detto l'Europa non può lasciarci da sola, ancora una volta, da soli con il problema profughi. Ma non sembrava che il patto di avevano Malta... Avevano festeggiato questo grande accordo rivoluzionario che già si è rivelato una sola, come avevo previsto senza essere un genio 10 giorni fa, visto che alle promesse dell'Europa ero abituato, noi abbiamo fatto i decreti sicurezza che hanno ridotto dell'80% gli sbarchi, perché io non mi fidavo e non mi fido tuttora delle promesse di Macron o della Merkel. Questi hanno riaperto i porti, ripeto, 350 sbarchi in una notte non succedeva da non so quanti mesi, ma forse anni. Ecco, in cambio di che cosa? Di promesse sul futuro. Il problema è che poi non è che riguardi solo la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, perché ovviamente arrivano in Sicilia, ma poi vengono smistati nel Lazio, in Lombardia, in Puglia e in giro per l'Italia. Gli unici che stanno festeggiando sono quelli delle cooperative che magari stanno pensando di tornare a fare affari. Però non mi sembra un gran risultato per il governo. Poi magari faranno delle robe geniali su altri fronti, Però sul tema sicurezza sono partiti nel peggior dei modi possibili. Domani incontra Renzi, ma perché lo fa? Non gli fa un favore? Ma io non scappo mai. Io ho sempre accettato confronti con tutti. Se uno è convinto delle sue idee, non deve aver paura a confrontarsi con nessuno. Certo, Renzi è anche lui è un genio, nel senso che voleva la semplificazione e ha fondato l'ennesimo partito di cui non penso si sentisse la fondamentale esigenza in Italia, però mi confronto con lui come mi confronterei volentieri magari anche in radio da voi con Di Maio, con la Raggi, con Conte, con Zingaretti, con chi volete voi, insomma. Noi lo proponiamo un confronto con magari. Il sindaco, lei lo sa, insomma, ma noi quando ci mettiamo in testa una casa lo portiamo fino in fondo. Peraltro è curioso però questo confronto con Renzi, perché lei in questo momento è all'opposizione per sua scelta, come dicono tutti, no? Certo. Per sua scelta, poi non so le conseguenze positive o negative, lo sapremo quando si andrà a votare, ovviamente. E Renzi, come diceva lei, è uscito, ha scisso un partito e ne ha creato uno che, insomma, adesso percentualmente sarà intorno al 3%. Eppure tutti quanti catalizzano l'attenzione intorno a Matteo Renzi e a Matteo Salvini. Due nemici tanto diversi, forse mica tanto. Ma no, nemici non ne ho. Politici, politici ovviamente. Io non sono... Al massimo avversari, certo, è l'opposto come stile, come... Ma io non riuscirei mai a prendere ministri, sottosegretari e a uscire dal mio partito e fondarne uno il giorno dopo. O l'Enrico stai sereno e poi prendere il suo posto il giorno dopo. Sì, siamo diversi. Probabilmente in pochi nella storia italiana hanno mollato 7 ministeri per questioni di principio, di coerenza. Non mi fanno tagliare le tasse, non mi fanno fare la flat tax, infatti l'hanno cancellata. Io questo ho promesso agli italiani. Non sto lì a prendere in giro la gente, preferisco aspettare. Cosa ci vorranno? 3 mesi, 6 mesi, 1 anno? Tanto limitiamo i loro danni e poi se dobbiamo tornare al governo ci torniamo però legittimati dal voto degli italiani e dal portone principale. Anche perché le regioni del nord Italia come l'hanno presa questo fatto che non si parla più di autonomia come lo si faceva quando ovviamente Salvini era al governo? Ma cioè questo può creare... Anche lì.
anche lì ci hanno fatto perdere un anno di... se a me una cosa non va bene, io ho tanti difetti, però le cose le dico in faccia. Se una cosa non mi va, la dico subito. Invece Conti e Di Maio l'hanno tirata lunga un anno per non concludere niente. Ma la riforma della giustizia è uguale. Abbiamo perso un anno per tornare punto a capo. Sulla TAV uguale, sulle Olimpiadi uguale. Quindi non si poteva andare avanti a colpi di no. Quindi qualche giornalista non si capacita del fatto che, pur non essendo più ministro, non sia depresso, non sia disperato, ma per carità, nella vita si può star bene anche senza essere ministri. Ci tornerò se gli italiani vorranno, però potendo fare. Anche qua ho scoperto che per Conte, Di Maio, e voi me lo confermate, non so chi fosse il vostro interlocutore di ieri, ero xenofobo, pericoloso, razzista, egoista, ma io ho difeso i confini del mio paese e la sicurezza del mio paese, tutto lì. Senta, a proposito di soddisfazioni, ma vedere il Premier Conte che si fa i selfie proprio come lei, le dà soddisfazione? Ma no, ognuno fa quello che vuole. No, gli ha mandato un WhatsApp, ha detto, vedo che mi stai copiando, no, niente, no? No, ma quando sono arrivati a contestarmi che andavo in spiaggia col costume da bagno, che abbracciavo le persone, che vado allo stadio, e quando ti contestano robe come queste, cosa vuoi dire? Quindi mi auguro che Conte faccia quello che ritiene di fare. Mi spiace di aver conosciuto una persona diversa da quella che è, nel senso che ci ho lavorato insieme per più di un anno, facendo il suo vice, aiutandolo, sostenendolo, difendendolo anche quando era oggetto di attacchi, e in un mese mi ha riservato una sequela di insulti che neanche la mia prof di filosofia al liceo riusciva a riservare. Più politicamente scorretto Conte o più politicamente scorretto Di Maio? Ma no, Di Maio politicamente parlando è finito, nel senso che può sopravvivere ancora per un po', ma l'ideale di rivoluzione, di cambiamento, di onestà, di trasparenza, uno vale uno, cambiamo l'Europa, cambiamo il mondo, è finito. Nel momento in cui ti allei col partito che rappresenta i poteri forti, le banche, la finanza, cioè sono passati dalla rivoluzione a mandare Gentiloni a Bruxelles, e vedrete il voto in Umbria del 27 ottobre. Ripeto, non si può parlare di sondaggi, però la gente non è scema. Se gli prometti una cosa e poi le dai l'esatto contrario, in democrazia ti punisce. Quindi ci troviamo in radio il 28 ottobre, prendo già appuntamento con voi, bene. E commentiamo come la pensano i cittadini, perché io mi sono rifiutato di andare avanti con un governo che non mi faceva più far niente. Sicuramente ho perso il ministero, conto di recuperarlo con gli interessi quando gli italiani potranno votare. In Umbria sto trovando tanti cittadini che votavano 5 Stelle che non li votano più, perché li hanno votati per mandare a casa il PD e adesso sono alleati del PD, quindi, ma come se io domani facessi un governo con Renzi o con Zingaretti. La gente mi spernacchia. Ecco, nel salutarla e nel ringraziarla, senatore, ci autorizza anche a chiedere questo confronto radiofonico con il presidente della Regione Lazio e con il sindaco di Roma? Ci tentiamo? Quando volete e dove volete. Noi basta che si mandiamo parli fax. Di vita reale e non di supercassole, di robe strane. Quando volete, magari lo facciamo in una buca, in una strada ecco. Di Roma o... Beh, anche noi, insomma, almeno le strade le stanno risistemando comunque, quello un po' sì, dopo 3 anni, questo va dato atto a questa giunta, altrimenti ci dicono, perché insomma già ieri, sapendo che sarebbe intervenuta, è successa l'apocalisse qui in radio. È perché la democrazia, evidentemente, come si sa che lei interviene, lei è divisivo. Senatore, noi siamo come, chi ci conosce sa che siamo una radio più libera. Più problemi ci crea, più siamo contenti da questo punto di vista, figuriamoci. No, però c'erano soprattutto gli elettori 5 Stelle, perché si capiva così, che erano molto arrabbiati del fatto che la ospitavamo qui in diretta. Quindi quella storia là del non c'è niente di meglio che avere un buon nemico, trova ulteriore conferma. Ma in democrazia poi io penso che voi invitereste chiunque, anche se rappresenta l'1% della popolazione, perché tutti hanno diritto di dirla loro. Però comunque la Lega in questo momento, se si votasse oggi, stando agli ultimi dati, avrebbe il voto di un italiano su 3 e di un romano su 4. Quindi non vedo perché Radio dovrebbe... certo, infatti non lo vediamo neanche noi il perché. Ecco, senatore, grazie e buon lavoro. Buon lavoro. Un abbraccio.